Fratelli, sia lodato Gesù Cristo. Sempre. Ho ascoltato con commozione dalla voce del Vescovo il messaggio del Santo Padre. Per me e per questa Chiesa particolare di Albenga Imperia, a lui la mia profonda gratitudine e la mia comunione spirituale soprannaturale. Anche al Vescovo, Eccellenza Monsignor Borghetti, la mia gratitudine per aver voluto abbinare alla celebrazione del primo giorno del Congresso Eucaristico Nazionale di Genova questo saluto alla Diocesi di colui che è stato pastore della diocesi per 26 anni quasi. A lui anche il mio augurio di molto bene in questo giorno sesto anniversario della sua ordinazione episcopale. Signore, gli conceda un lungo e fecondo ministero. Ed ora ecco l'espressione del mio animo. Sono venuto qui non di mia iniziativa, ma inviato il 6 ottobre del 1990 dalla volontà del Papa San Giovanni Paolo II. Da pochi giorni, dal 1 settembre, ho lasciato il mio ufficio e ministero di Vescovo di Albenga Imperia per un atto di comunione soprannaturale ecclesiale con il successore di Pietro, il Papa Francesco. Lascio con dolore, poiché ho amato tutto quello che ho compiuto in questi quasi 26 anni. L'ho amato poiché ho molto amato la Chiesa particolare di Albenga Imperia, in tutte le sue componenti e soprattutto nei suoi sacerdoti. Essendo vescovo emerito, non ho più il governo pastorale, ma non posso spogliarmi dell'animo pastorale, né della paternità spirituale che ho fortemente sentita e vissuta negli anni del mio episcopato nella diocesi di Albenga Imperia. Il pensiero di tutto quello che è avvenuto in questi lunghi anni acquieta ampiamente il dolore ed anzi mi porta ad esprimere innanzitutto il mio ringraziamento a Dio che è stato così ricco di doni per me e per tutta la Chiesa particolare di cui sono stato fatto padre e pastore. La grazia divina mi ha reso possibile vivere tutto in rendimento di grazia e ha reso feconda l'opera di evangelizzazione e di santificazione che è stata compiuta senza mai venir meno, attraverso l'annunzio e la trasmissione fedele della parola di Dio, attraverso la grazia dei sacramenti della Chiesa, soprattutto nella celebrazione dei divini misteri della Divina Liturgia, della Divina Eucaristia, fonte e culmine di tutta la missione e la vita della Chiesa. Sacrificio dell'agnello immolato, nutrimento della vera vita soprannaturale e della vita vissuta secondo il grande comandamento della carità. Ho viva coscienza di tutto quello che ho ricevuto di bene dalla Chiesa particolare della quale sono stato vescovo e certamente anche del bene che Dio ha dato a questa Chiesa per mezzo del mio ministero episcopale. A Dio Padre, al suo Figlio unigenito e allo Spirito Santo, dunque, sia lode perenne. Il dolore è anche molto superato riandando con la mente ai propositi della mia ordinazione episcopale, rinnovati e trasformati in programmazione nel giorno dell'inizio solenne del mio ministero nella diocesi, il 25 novembre 1990. Mi fa bene farne intensa memoria e menzionarle,
mi pongono in esame dinanzi a Dio e dinanzi alla diocesi. Possono anche aiutare molti a meditare e ad esaminarsi anch'essi. Mi adopererò con tutte le mie forze per vivere la mia vita cristiana e il mio ministero apostolico in rendimento di grazia, ordinando ed orientando tutto affinché Dio sia da tutti e in tutto riconosciuto e glorificato. Con l'aiuto di Dio mi impegnerò affinché la mia vita non sia difforme dall'insegnamento che proporrò a nome di Cristo, unico Maestro, in comunione di mente e di cuore col successore di Pietro e con tutta la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Terrò costantemente presente che avrò titolo di essere chiamato padre e maestro solamente nella misura in cui rappresenterò con verità l'amore misericordioso dell'unico Padre che è nei cieli e l'unica verità che Dio ci ha rivelato in Gesù Cristo. Questi propositi furono poi ancora più esplicitati e fu ad essi dato chiaro contenuto nell'omelia della solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, giorno dell'inizio del mio ministero episcopale in questa cattedrale di Albenga. In esso ho manifestato il mio pensiero e la mia visione circa il ministero proprio del Vescovo, la missione della Chiesa, l'esercizio in essa del ministero sacro, la necessità che tutto avvenga in comunione con l'universalità di tempi e di luoghi della Chiesa Cattolica ed in continuità con la tradizione della Chiesa fondata sulla tradizione apostolica. Ecco che cosa dicevo, ed ora, ancor più convinto, dico al termine del mio servizio pastorale in questa chiesa particolare. Sono appena arrivato in mezzo a voi e già mi sembra di esserci da sempre, dicevo. Tale e tanto è stato il calore della vostra accoglienza. Sono ora con voi per essere completamente per voi, per adempiere la missione di Vescovo, di successore degli Apostoli, che Dio mi ha affidato mediante la pienezza del sacramento dell'ordine e mediante la comunione col successore di Pietro. Sono qui con l'intera Chiesa di Albenga Imperia per adempiere tutto quello che ho solennemente promesso a Dio nella mia ordinazione episcopale. Sono qui per reggere e guidare, servendo Dio e la sua Chiesa, con la grazia dello Spirito Santo, in modo da edificare la Chiesa come Tempio Santo di Dio, a lode e gloria perenne del suo nome, nella continuità della successione apostolica e nella fedeltà alla tradizione apostolica. Non c'è fedeltà alla tradizione senza continuità in tutto ciò che è voluto da Cristo, ci è stato tramandato dagli Apostoli e da coloro che ad essi sono succeduti. Passando quindi ad illustrare il ministero sacro facendo riferimento alla solennità di Cristo Re, affermavo sotto forma di domanda che cos'è il nostro sublime ministero se non annuncio ed edificazione del Regno di Cristo, del Regno di Dio. Che cosa siamo noi, ministri della Chiesa, per grazia di Dio, se non annunciatori e portatori di Cristo, che è l'unico Maestro, che è l'unico Salvatore e Redentore? La nostra missione è di natura soprannaturale e tende essenzialmente al Regno dei Cieli, alla vita con Dio. La Chiesa tutta intera agisce con la sua predicazione e con i suoi sacramenti per il Regno dei Cieli. Al Vescovo compete, nella pienezza del sacerdozio di Cristo, potendo agire pienamente in persona Cristi, reggerla, governarla e guidarla su tale cammino soprannaturale di fede e di grazia.
Infine ricordavane, e ai sacerdoti in particolare, senza ovviamente trascurare tutti i componenti di quella santa assemblea, quali fossero le condizioni essenziali da osservare per un fecondo ministero del Vescovo, a favore di tutta la Chiesa particolare della quale egli era stato costituito pastore. Egli deve e può ben reggere, governare e guidare, purché abbia costantemente presente la sua relazione con Cristo, unico Maestro, unico Pastore. Tutta l'efficacia della sua missione dipende dal suo legame con Cristo, Capo e Signore. Il suo legame a Cristo lo vincola evidentemente a tutta la Chiesa e a tutti i pastori della Chiesa, a tutti i successori degli Apostoli, ed in primo luogo ed in maniera del tutto particolare ed anzi unica al successore dell'Apostolo Pietro, al quale Cristo ha conferito una missione e delle prerogative uniche. Porto pertanto in me, vivida e profonda, la convinzione che nessuna Chiesa particolare può dirsi ed essere veramente del tutto la Chiesa di Cristo se essa non è in comunione di fede, di sacramento e di disciplina con la Chiesa di Roma, con la Chiesa che ha come vescovo il successore dell'Apostolo Pietro. Dopo aver delineato i necessari rapporti del vescovo con la Chiesa universale, sottolineava anche quali sono i rapporti che devono instaurarsi tra il vescovo e il presbiterio. E tramite questo, con tutte le componenti della Chiesa particolare, dice: il vescovo non potrà adempiere come Dio vuole la sua missione senza la necessaria collaborazione del presbiterio. Non potrò agire, non agirò senza di voi, carissimi sacerdoti, miei collaboratori nati in forza della vostra ordinazione presbiterale, della vostra partecipazione, seppure non nella sua pienezza, al sacerdozio ministeriale. Per reggere e guidare ho bisogno, direi costituzionalmente, di voi, della vostra collaborazione fedele e generosa. D'altro canto, la vostra azione pastorale non avrebbe vera e salutare efficacia, non avrebbe pieno valore sul piano soprannaturale senza comunione fedele e operosa col vostro vescovo. Nihil sine episcopo, nulla senza il vescovo, perché sine episcopo ecclesia non dato, perché senza vescovo non c'è la Chiesa. Riandando con l'animo ai propositi della mia ordinazione episcopale e dai programmi espressi nell'omelia nel giorno dell'inizio in diocesi del mio ministero episcopale, come li ho ricordati appena adesso, quanta materia e quanto argomento di esame, di umiltà per me e per molti. Quanti motivi per confidare nella misericordia divina e per ringraziare per la sua continua assistenza ed elargizione di grazie e di benedizioni, per non aver mai lasciato cadere in scoraggiamenti e delusioni, anche di fronte a ciò che di meno positivo e di meno buono vi è stato sotto alcuni aspetti nella vita della Chiesa particolare in questi lunghi anni del mio episcopato. Per tali aspetti confido, confidiamo tutti nella misericordia divina. Con trepidazione, ma mettendomi dinanzi a Dio, oso dire che volontariamente non sono venuto mai meno ai miei propositi e ai miei programmi, né tanto meno alla visione teologica, soprannaturale della vera natura e della vera missione della Chiesa. Il mio sguardo va ora non solamente al passato, ma anche al futuro. Un futuro per me di grande raccoglimento, nella preghiera personale e liturgica, nella meditazione,
nell'essere ancora di qualche utilità in ciò che mi sarà dato di compiere con umiltà, ma in conformità alla missione della Chiesa e del posto che un vescovo emerito può e deve ancora avere nella Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Non mancherò nei confronti del nuovo vescovo, al quale dico la mia cordiale vicinanza spirituale e tutta la mia fraterna considerazione, e nei riguardi della Chiesa particolare che io ho retto, governato e guidato e che egli ora deve reggere, governare e guidare nella fedeltà alla tradizione apostolica, non mancherò di comportarmi in conformità a quanto mi è chiesto dalla Santa Sede e che è stato in qualche modo anche sottolineato dal messaggio del Papa. Non mancherò di comportarmi in conformità a quanto mi è chiesto dalla Santa Sede nella persona del prefetto della Congregazione per i Vescovi, e cioè egli mi scrive di voler contribuire con le sue parole, con i suoi gesti, notoriamente ispirati dalla bontà, dalla cristiana carità e dalla saggezza pastorale, al rasserenamento degli animi, al mantenimento della pace dei cuori dei sacerdoti e dei fedeli di codesta comunità diocesana. A tutti, dunque, anch'io chiedo qualcosa, a tutti voi qui presenti in modo particolarissimo, di continuare a ricordarmi, soprattutto all'altare del Signore, nella celebrazione sacramentale del sacrificio di Cristo. Dio ci benedica tutti, e la Madre di Dio, la Madre addolorata, ci assista maternamente e ci conduca là dove ella è, nella gloria del Figlio, nella gloria di Dio. E San Michele Arcangelo ci protegga. Sia lodato Gesù Cristo.